ragazze, buongiorno, non spaventatevi, questo è il mio occhio. To be so beautiful all the time. I know I can't be with you. It's killing me to see you. Stanotte, cioè stamattina mi sono svegliata con l'occhio completamente chiuso, cioè proprio incollato, volevo morire anche perché io patisco tantissimo gli occhi, non so se ve l'ho mai detta questa cosa, ma mi fa proprio impressione gli occhi, quindi tutto ciò che concerne interventi chirurgici all'occhio, tutto questo cosa, non ce la faccio, ho questo debole, ho questo mio tallone d'Achille è l'occhio e quindi speravo veramente che non mi venisse più, anche perché anni, cioè a me non viene quasi mai questa cosa, quindi ci sono rimasta proprio male, anche perché stamattina era molto più gonfio, ho già messo le goccine, adesso Riccardo è andato a comprare un'altra confezione di goccine perché le avevamo, perché era già venuto a Riccardo 3 settimane fa, però è passato troppo tempo, non, poi sono stata sempre attentissima, io penso sia più un discorso di pulizie di ieri. Ci ho dato dentro proprio tanto e sono stata tanto nella polvere, magari mi sono toccata con le mani sporche o mi è entrata un po' di polvere, non lo so ragazze, comunque di fatto che mi fa male, faccio fatica a stare alla luce, infatti fino a 2 minuti fa ero così e quindi mi sa che vi parlo così in questo video, non so neanche se iniziarlo ragazze perché c'è... In realtà oggi volevo farvi vedere il bagno. Ragazze, allora ho fatto partire un'altra lavatrice, nel frattempo è tornato Riccardo, vabbè è andato in farmacia, mi ha preso delle cose, mi ha preso le salviette oculari per pulirmi gli occhi, e poi mi ha preso un altro di questo, così se lo finisco ce l'ho già su, però se lo finisco almeno ne abbiamo già un altro, tanto da quando lo si apre mi pare dura un mese, se riesco a evitare di aprirlo ce lo teniamo di scorta. Se no lo aprirò e poi mi ha ripreso lo spray per la gola. Ve le faccio vedere perché sono cose blande, sono farmaci, diciamo, non insomma, che potete comprare anche così. Questo qua mi trovo benissimo per la gola, ve lo straconsiglio. Me l'aveva consigliato la farmacista ed effettivamente è una bomba, veramente ottimo e mi ha aiutato un sacco contro il mal di gola. Tenete conto che di solito il mio mal di gola si trasforma sempre in febbre, disastri. Avendo messo subito questo, sono riuscita a evitarmi proprio di stare a letto. Quindi provate, vedete voi un attimo, sentite il vostro medico se ve lo consiglia anche a voi. E quindi questa è farmacia. Poi invece abbiamo un'altra scorta di carta igienica, perché comunque ora che c'è anche il bagno di sotto, bisogna di nuovo prenderne un po'. Poi 3 rotolini di Scottex, questo qua assorbe tanto, resiste di più, anche se non vanno via, che è un piacere. E poi abbiamo un sugo pronto, perché ragazze per pranzo a me brucia l'occhio, cioè ho provato a fare i letti, ogni granello di polvere lo sento nell'occhio, mi dà fastidio tutto. Quindi mi ha detto che prendeva una cosa più fast, ci facciamo un piattino di pasta, oggi va così. Poi mi ha preso la camomilla per fare anche tipo degli impacchi rilassanti stasera e per berla proprio. Ne berrò almeno 3 in una tazza, che così almeno mi rilasso un pochettino, perché davvero... Ah, e qua c'è... È questo? Ok. Ha preso anche una schifezzina consolatoria. Stick, cioccolato e caramello. E poi cos'altro ha preso? Ah, un altro ragù. Non si sa mai, volessimo far così anche domani almeno. Poi ha preso ancora monete di cioccolato perché ad Ale e a Fede piace dopo cena, dopo pranzo, mangiarsi un dolcetto e basta, non c'è più niente. Ragazze, buongiorno, bentornate in un nuovo vlog. Dopo 2 giorni pieni di assenza, perché oggi è appunto lunedì, ma tra le pulizie, tra la congiuntivite, va decisamente meglio a quest'occhio, però li ho curati comunque tutti e due perché iniziavo a sentir frizzare anche l'altro. Dopo le mega pulizie, praticamente iniziate venerdì. Finiti i lavori verso le 17 più o meno sono andati via.
ho iniziato a pulire, a pulire solo il bagno, e poi ho iniziato a tirar giù le tendine del soggiorno, della cucina. Ho iniziato a fare ovviamente tante, tante lavatrici. Ne avrò fatte tre solo quella sera lì, dal pomeriggio fino a sera alle 10. Insomma, sta di fatto, sono andata a dormire. Ragazzi, mi sono svegliata il giorno dopo che avevo un occhio più piccolo e uno più grande, cioè questo era anche gonfio, gonfio e tutto rosso. Un male che non vi dico, e quindi capirete bene che la voglia di filmarmi in questi 2 giorni è stata nulla, zero proprio, anche perché non avevo l'occhio che mi faceva male, poi mi vedevo anche strana, no? Anche allo specchio mi sono svegliata e ho detto: Dio, che paura! Già, voglio dire, al mattino non si è mai al top. In più, con un occhio più piccolo e uno più grande, immaginerete lo spavento. Quindi ho detto: Vabbè, sai che c'è? Mi prendo questi 2 giorni per finire un po' di cose. Poi anche Riccardo mi ha dato una grande mano, ci siamo messi tutti e due. A fare qualcosa, a fare lavatrici su lavatrici. Insomma, ragazze, ho finito tutti i panni, le 2 ceste sono completamente vuote, ho rifatto i letti di tutta casa, le lenzuola sono già lavate e sistemate. Insomma, sicuramente mi sono data un bel da fare, perché è un bel da fare. Ho smontato anche le tende al piano di sopra, le ho lavate e le ho riappese, adesso sono belle pulite e profumate. Insomma, ho fatto veramente un sacco di cose e sinceramente avrei filmato lo stesso, però appunto per questa congiuntivite proprio mi è passata la voglia. Portate pazienza, non era volevo farvi vedere subito il bagno, infatti per quello mi sono proprio lanciata nel pulirlo subito già venerdì, appena gli operai sono andati via. Ma niente, poi sono stata male sabato mattina e quindi non vi ho più filmato nulla. Oggi c'è anche una giornata piuttosto brutta. Stamattina siamo usciti, abbiamo portato Aaron a correre e insomma abbiamo portato i cani fuori. Nala non a correre perché immaginerete, mi chiedete in tantissimi anche su Instagram se sta meglio. Sta meglio, inizia ad appoggiare la zampina, ogni tanto ancora la tira su, a volte la tira giù, però a differenza di prima che voleva sempre tenerla su così, adesso almeno ogni tanto l'appoggia, ogni tanto la vedo camminare bene, normale, quindi è questione di giorni secondo me ed è a posto. Che altro ragazze? Ho tanta tanta voglia di farvi vedere il bagno, infatti dopo gli do solo un'ultima sistemata perché comunque ci siamo fatti tutti la doccia e quindi volevo pulirvi bene la doccia così. Anche se devo dire la verità, questo cristallo, perché se non erro proprio cristallo, vetro di cristallo, insomma, non so, comunque c'è la parola cristallo, non so bene, ma è un bel vetro che nasconde abbastanza bene le gocce, cioè non si vedono. Sono io che sono un po' maniacale, ovviamente, bagno nuovo e quindi ci tengo anche il resto della casa. Sono proprio in vena pulizia, riordino, tutto carino e coccoloso. Però non vedo l'ora di farvelo vedere, ragazze, perché è un sogno farci la doccia. La prima doccia ci ha fatto un effetto pazzesco. La prima doccia l'abbiamo fatta sabato sera perché il sigillante messo per la doccia doveva stare almeno 24 ore, una cosa del genere, quindi l'hanno messo venerdì più o meno per pranzo così e ci ha detto appunto potete utilizzarla poi da domani sera, quindi da sabato sera. Però farci la prima doccia è stato uno shock, ero dentro la doccia, ragazze, mi sembrava di essere in un altro appartamento, un'altra casa, un altro tutto, cioè proprio una roba pazzesca e quindi niente. Non vedo l'ora di farvela vedere, ma visto che stamattina appunto abbiamo portato i cani fuori, eccetera, eccetera, Riccardo adesso sta dormendo perché in questi giorni sta facendo le notti. Tra l'altro, domani è il mio compleanno, boh, domani è il mio compleanno, ma tanto festeggeremo poi dopodomani. Verrà la mia famiglia, mia nonna e tutti quanti, quindi non vedo l'ora. E poi vi racconterò anche degli addobbi. Ho preso delle cosine per il mio compleanno. Poi vi dirò. E niente.
E niente, quindi Riccardo appunto sta dormendo, quindi prendo i bambini, poi vado un attimo al supermercato, penso andrò al Carrefour, che voglio prendere anche già, a parte delle cosine per cena, pranzo, mi manca un po' di roba. A parte questo, vorrei prendere anche qualcosa poi da stuzzicare per il 1º maggio, insomma, vediamo un attimino. Comunque vi porto con me, quindi il bagno dovete pazientare un attimo, lo vedrete più tardi vi faccio fare il bagno tour. Ragazze, momento svuota la spesa, vi faccio vedere velocemente cosa ho preso, così poi sistemo tutto. Uova, yogurtini, tutti i gusti più uno, trita per ragù o polpette. Kinder spappolato, Kinder fetta al latte, uno si è distrutto, infatti adesso vedrò un attimo. Mozzarella, stracchino, un po' di cotto e un po' di crudo, erano entrambi in offerta. Wurster per fare i salatini per il giorno che festeggiamo il mio compleanno. Lievito di birra. Se mi gira faccio anche un po' di pizza, se no ce l'ho per quando vogliamo farla. Hamburgeroni per fare proprio l'hamburger simile McDonald's ma fatto in casa. Ho preso anche il pane, dopo vi faccio vedere. Sale grosso, burro gigante. Ci sono anche delle cose appunto sempre per quando festeggiamo, quindi se vedete patatine e cose così è per quello. Appunto, le ho preso le Virtual, che sono una delle mie patatine preferite. Cuori di bue. Questi qua mi stanno piacendo un sacco. Se li trovate al Carrefour sono quasi sempre molto buoni, veramente buoni. Due ovetti Kinder che tolgo subito, sennò si distruggono per i bimbi. Uno. Ah, no, ne ho presi due da femminuccia. Ah, non c'era da maschio. Ah, vabbè. Perché poi c'è il fiocchettino rosa, il fiorellino rosa che sarebbe la femminuccia, ma a volte ci sono sorprese unisex, quindi boh. Poi ho preso un pacco di farina per pane e pizza, una cassa di latte, così la tiro giù. Questa qua dell'Arborea era in offerta a 5 euro e qualcosa, 6 litri. Un po' di banane, una bustona da 200 grammi di grana. Ecco, briochine che ci siamo scordati di mettere in freezer, Fede. Quindi saranno un pappone unico. Ma vabbè, cercheremo di dividerle. Un tè al limone, sempre per la festicciola dei prossimi giorni. Ricotta Santa Lucia. Abbiamo dei popcorn. Un pacco di pasta che era ancora in offerta, Garofalo, quindi l'ho ripresa perché quella l'abbiamo terminata e ci è piaciuto molto come formato. Due Coca-Cole classiche da 1 litro, due pacchetti grandi di Fonsis. Poi abbiamo i zuppalatte, i cubetti di prosciutto, un altro pacchetto di Fontis, ne ho presi un po', perché ho preso anche di nuovo questi che sono spaziali, provateli perché sono edizione limitata, non so fino a quando li troverete. Sono buonissimi, li ho presi da offrire sempre alla mia festa, diciamo, per farli assaggiare anche ai miei, perché sono veramente buoni buoni. Qua un sacchetto che mi è avanzato, tanto li tengo per la spazzatura. Un pacchettino di pan grattato, pane grattugiato, panna da cucina, appunto per fare pasta, pane e prosciutto. Una scortina di biscotti, gocciole, che sono, le hanno scelte i bimbi, sono i loro preferiti. Un pacchettino anche di pane confezionato, così lo metto nella scorta. Non ci sta più niente. Un ketchup, questo qui della Carrefour. E basta anche qua. L'ultima busta. Poi
un altro pacchettino di Fontis, perché tanto alla fine dovete capire che tutte le volte prendiamo 800 tipi di patatine diverse e alla fine mangiano tutti le Fontis subito e i popcorn. Quindi su giro ho preso Fontis agli arachidi, Fontis classiche, popcorn, poi farò qualche salatino. Ho preso anche i Wuster per fare i soliti salatini o le pizzettine, magari faccio salatini pizzetta e qualche patatina, insomma, niente di che. Infatti qua abbiamo il tè alla pesca insieme a quello al limone, due confezioni di sfoglia rettangolare per fare appunto o le pizzettine o i salatini, panini d'hamburger, sempre quelli della Trevisan, l'altra volta ho preso di Roberto, forse stavolta ho preso Trevisan, vediamo, perché si disfavano un po' quelli là. Poi altri due pacchettini, perché stavano, ce n'erano pochissime, avremmo lasciato due pacchettini perché sono limited edition, secondo me poi non si trovano più, è un sacchettino di paninetti piccolini, una cassa d'acqua, la cassa di latte ve l'ho già fatta vedere, e poi un pezzo di pizza per Fede che doveva pranzare. Insomma, alla fine della fiera siamo sui 100 euro, 102, 104, una cosa del genere. Sistemo tutto ciò e vi faccio vedere il bagno. Ebbene sì, vi farò vedere il bagno. Ragazze, ci siamo. Sono nel bagno, ho sistemato per farvi vedere appunto bene tutto quanto. Sono emozionata di farvelo vedere perché, a prescindere, non a tutti può piacere, è un bagno particolare, è la fusione perfetta dei gusti miei e di Riccardo, poi vi spiegherò perché, dove, quando, però non vedo l'ora di mostrarvelo, non vedo l'ora perché sono state 2 settimane difficili. Nonostante la fortuna di avere altri bagni, eccetera, eccetera, di avere il piano di sopra, e sicuramente ha ammortizzato il trauma, diciamo, di avere sempre i lavori in casa, no? Più che altro è frutto proprio di sacrificio, cioè quando entro qui dico wow, ma vabbè, non mi perdo in chiacchiere, ragazze, ve lo faccio vedere, quindi adesso esco e rientro, ve lo faccio vedere bene tutto. Ragazze, allora partiamo dalla porta, che è sempre lei, perché a noi piace veramente tanto questa porta, quindi avevamo la possibilità ma non abbiamo voluto cambiarla, proprio perché volevamo che fosse in armonia con le altre porte di casa, non avendo necessità, ragazze, di cambiarle tutte, e quindi l'abbiamo tenuta perché è comunque una bella porta, con un bel legno, un bel materiale anche per quanto riguarda le maniglie, e quindi non ce la siamo sentita di andarla a sostituire, anche appunto gli operai ce l'hanno sconsigliato, anche se andava contro i loro interessi, proprio perché è una bella porta. E quindi adesso mi avvicino e vi faccio effetto shock, vi faccio vedere prima tutto il bagno, una visuale di tutto il bagno, e poi vi vado a spiegare, a far vedere un po' nel dettaglio. Siete pronte? 3, 2, 1. Finalmente potervelo far vedere, finalmente potervi spiegare come, perché, quando di tutte le nostre scelte, perché come forse vi ho già accennato, sono realmente proprio la fusione dei gusti miei e di Riccardo, quindi
c'è proprio del nostro in questo bagno e può piacere, può non piacere, adesso vi spiegherò un po' che cosa abbiamo scelto, i materiali e quant'altro, ma a prescindere da quello che ci direte, e noi speriamo che vi piaccia quanto, almeno un quarto di quanto piaccia a noi questo bagno fa impazzire e ci fa stare bene, cioè abbiamo proprio notato che i colori, l'armonia con il color legno, con il bianco, con il nero, ci fa star bene, ci piace tantissimo e quindi quando ci sarà la necessità poi di cambiare i pavimenti vorremmo in realtà tutta casa con questo pavimento qua, ci piace tantissimo, tantissimo. Questo è un inizio di poi futuri cambiamenti e comunque cura dei dettagli che riprendono comunque in qualche modo sempre un po' questo bagno in futuro. Ma bando alle ciance, bando all'emozione, adesso vi vado a far vedere tutto bene bene. Allora, partiamo dall'entrata, da dove ho aperto la porta, diciamo. Ci sono due passaggi, si può entrare sia dal lato cucina che da questo lato qua. Però mi piace tantissimo questo angolo perché è l'angolo lavanderia. Angolo lavanderia dove finalmente, ragazze, lavatrice e asciugatrice sono una accanto all'altra ed è una pacchia. Io prima ne avevo una di fronte all'altra, avevo l'asciugatrice di là e la lavatrice di qua, quindi ora è molto più pratico anche spostare le cose dalla lavatrice all'asciugatrice, è tutto molto molto più pratico, molto più, tutto più spazioso, tutto più bello. E niente che dire, intanto loro le conoscete perché le abbiamo già da due o tre mesi, una cosa da fine novembre, una cosa del genere, quindi già le conoscete. Lì c'è ancora un po' di spazio che ovviamente non si può sfruttare più di tanto con, cioè, le lavatrici e l'asciugatrice l'abbiamo volute mettere di qua, ce l'hanno consigliato anche perché i due scarichi sono di qua, infatti adesso andremo poi a collegare anche l'asciugatrice, dobbiamo solo prendere il cavo per collegare lo scarico al muro e non servirà più la vaschettina, dobbiamo comprarla a giorni. Là dietro lo sfrutterò per il fustino con il detersivo in polvere e per ora ci ho appoggiato un attimino il porta doccia schiuma, shampoo eccetera che avevamo in doccia che non ci azzecca niente, quindi per farvi il video l'ho messo là perché dobbiamo in attesa di trovarne uno che ci piaccia, cromato o sempre nero, adesso vedremo un attimino come prenderlo, penso cromato comunque. E quindi quell'angolino là sarà, cercherò di tenerlo il più libero possibile per riuscire anche a pulirlo sempre comodamente, ci metterò più che altro il fustino per non lasciarlo insomma proprio in vista, diciamo, ecco, in vista. Poi di qua invece, con alle spalle appunto la porta dove sono entrata, ho messo la cesta, questa qua ci sta bene, mi piace come si abbina al bagno. E perché appunto qua c'è anche tanto spazio, ci hanno messo anche una presa in più, le prese le abbiamo acquistate a parte, sono tutte della Ticino mi pare, sì Ticino c'è scritto qua, e appunto c'era la possibilità, ci hanno detto di mettere un'altra qui e l'abbiamo fatto perché non si sa mai, può sempre servire una presa in più nella vita. Le nostre scelte parete, ragazze. Allora, noi abbiamo scelto queste mega mega piastrellone. Adesso vanno di moda queste mega mega piastrellone. Un gres porcellanato, appunto ceramica, con abbiamo scelto la barra per andare a staccare un po', cioè tutto bianco non ci piaceva. Ci sapeva un po' di slavato, non lo so, non ci andava quel tocco caldo che piace a me. Sapete che io tutto ciò che è legno vado pazza, mi fa stare proprio bene nell'animo e quindi abbiamo optato per fare questa cosa, questa linea su tutto il bagno. C'era la possibilità anche di fare tutta la doccia in legno, solo nell'interno doccia legno e il resto tutto bianco o con la barra. Ci sembrava un pugno in un occhio, sinceramente, quindi abbiamo preferito rimanere lineari su questa scelta, quindi anche in doccia l'abbiamo lasciato così. La doccia, eccola qui, adesso passo dall'altra parte così
la vedete meglio, è bellissima. Ha questo mega mega piattone doccia che fa effetto proprio pioggia, quando ci sei dentro sembra proprio pioggia, pioggia, è rilassantissimo. C'è il doccino a parte, il regolatore doccione e doccino, soffione grande e doccino, e lì appunto il miscelatore. E per terra è sempre questo stile pietra, ecco sì, direi pietra. Sono tre porte in vetro di cristallo, una cosa del genere, comunque cristallo, che si va appunto ad aprire, vedete, su tre movimenti. Ed è, adesso vabbè, abbiamo fatto la doccia poco fa, comunque è tipo pietra sempre l'effetto, proprio come il dispenser del sapone che vi ho fatto vedere nello scorso video. E quindi questa è la nostra docciona gigante. Passiamo al lavandino, al mobiletto, eccetera, eccetera. Questo è uno specchio, non so se rende in video, è veramente enorme. Con la sua lucetta, questa era inclusa, gli altri due punti luce invece li abbiamo acquistati noi. Il lavandino è sempre nero, qui appunto per chiudere l'acqua, per il tappo, scusate, basta un click, comodissimo. E questo tavolo mi ha colpita da subito, già da catalogo, sono andata a vederlo di persona con Riccardo, ci ha proprio colpiti subito. E questi sono i dispenser che avete visto nel video l'altro giorno che ci hanno dato incluso con tutto quanto. E sono dello stesso identico effetto della doccia. Se fate caso è proprio identico al piatto doccia. Questo sarebbe un portasaponetta, ma noi per il momento non la utilizziamo e quindi ho messo anche una crema mani della Spa Moments che mi piace tantissimo per gli ospiti, appunto se hanno piacere, insomma, un goccino di crema dopo aver lavato le mani. Poi qua il bicchiere, dove non so se lo utilizzeremo, se metterò, sì, ci sarà quello della bimba, ma noi abbiamo quelli elettrici, quindi li attaccheremo poi qui le basi e metteremo i spazzolini elettrici. Comodissima anche questa mega presa perché si può andare a mettere direttamente il phon, invece tutte le volte prima impazzivo a cercare una tedesca. Qui abbiamo il portasciugamano che era sempre incluso, ce l'hanno già montato a muro. Qui abbiamo questi due mobiletti, appunto qua metto i profumi, adesso devo aggiungerne altri, per il momento ho messo il moschino, questo di David Beckham è una mia crema viso, se ne avessi bisogno, là ho messo la scorta del mio balsamo preferito, questo qua di Franck Provost. Esperto Nutrition, buonissimo, provatelo. L'avevo trovato, non mi ricordo, una volta da Lidl perché era in offerta. Ogni tanto lo tirano fuori anche da Lidl, se no l'avevo preso in un negozio che ha prodotti per capelli. E poi questa la spuma per i ricci. Lassù ho messo la piantina col vaso di Temu. E appunto qui sotto per ora ho messo, è a pressione, vedete, e ho messo per ora proprio poche cose. L'acqua micellare nuova, una crema corpo, una spazzolina, la tingle teaser, il deodorante di Riccardo, poi ci devo aggiungere ancora il mio e quello di Fede perché Ale ancora non lo usa il deodorante. E poi di qua abbiamo i... Aspettate che vi vado fuori ad accendere l'altra luce così forse si illumina di più. Di qua invece abbiamo la parte sanitari con il bidet che ha sempre il click. Qui, sempre a click, comodissimo, devo ancora mettere l'asciugamanino con il doccino, comodissimo per andare a pulire sia il WC che il bidet in caso di necessità, acqua calda, acqua fredda, quindi basta aprire questo, scegliere se acqua calda, acqua fredda, sganciare e piano, forte, potete regolarvi voi, comodissimo, anche se non so, la bimba è particolarmente sporca ed è seduta sul WC, la posso anche lavare col getto più piano, ovviamente. Doppio scarico,
non so se lo vedete perché è nero, comunque qua c'è un tastino più piccolino, cromato qui, nero qui, e vabbè, lì ho messo tre rotolini di scorta. Qua ho preso appunto, se vi ricordate, l'avevo preso per su, ma essendo che era nuovo l'ho già spacchettato, l'ho messo subito nel bagno nuovo. Questa andrà via e lascerà il posto a una cornice con un'immagine che avevo preso su Temu, adatta appunto a un bagno, che poi vi farò vedere più avanti quando troverò la cornicetta. E qui abbiamo il dispenser di carta igienica e questo angolo che siamo riusciti a ricavare, lì c'è lo scopettino che avete visto l'altro giorno, dove prenderemo un bel mobiletto, ora vedremo, probabilmente o in legno simile al pavimento o bianco, dove appunto i cassetti con il sopra sfruttabile e i cassetti, così rimane tutto più ordinato e posso sfruttare anche quel piccolo e comodo spazio. Vi dico la verità, non capisco come mai c'è la luce che si schiarisce e si scurisce. Vabbè, qua il mio amato Vileda che mi sta aiutando in questi giorni, l'ho messo ad asciugare e adesso passo alla parte luci. Questa qui, che in realtà è una lampadina che non va bene, quindi la cambieremo, ci va diversa, questa è una luce più gialla, servirebbe bianca come le altre, e l'ho presa a stile diamantino, però la lampadina che andrà poi all'interno è un po' più piccolina, infatti esce un po' troppo fuori, però mi piaceva, l'ho trovata su Amazon, particolare e soprattutto nera, perché va a riprendere un po' i sanitari e il piatto doccia. Ma ragazze, il pezzo forte è questa lampadina che ho trovato, che mi ha colpita subito, l'ho troppo voluta per l'angolo, diciamo il lato lavanderia doccia, ecco. E quindi ve la devo troppo far vedere, è troppo carina. 3, 2, 1... Purtroppo fa un po' di... Aspettate, provo a spegnerla così la vedete meglio, praticamente è una lampadina che sale le scale. Immaginerete quando i bimbi l'hanno vista, non hanno più capito nulla ed è veramente, veramente carina. Anche di questa va già meglio la lampadina, ma comunque sono lampadine che avevamo già e le dobbiamo cambiare. Le prenderemo poi tutte più... Questa già può andare, la sfruttiamo magari un po', poi la cambieremo, però è veramente carina. È originale secondo me, fatemi sapere cosa ne pensate. E questa l'ho presa appunto, vedete, per l'angolo lavanderia, perché essendo una parete lunga ci stava meglio, essendo che ha la scaletta, invece qua avrebbe toccato il soffitto, quindi l'abbiamo messa là e ci piace tantissimo. E poi vabbè, di qua c'è l'altro ingresso, appunto, per quando magari si sta cenando con gli ospiti, eccetera, l'entrata sarà questa, insomma. Di là magari ci passeremo di più noi. E questo è tutto, ragazze. Spero vi piaccia. Ragazze, io nel frattempo ho fatto una doccia, mi sono cambiata, mi sono messa il pigiama. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Io sono emozionatissima nel pubblicarvelo, non vedo l'ora di sapere se vi piace e basta, vi mando un sacco di baci allo specchio, al nuovo specchio, davanti al nuovo specchio, e ci vediamo al prossimo vlog. Grazie davvero per esserci stati vicini fino al risultato finale, grazie davvero, ti voglio bene. There's something about you, I wish you were mine.